Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara Rete 8, quarta stagione, per approfondire ancora una volta argomenti di interesse collettivo e di attualità. Ne è un esempio la puntata odierna in cui parleremo di comunità energetiche rinnovabili, un tema promosso fortemente dalla Unione Europea in un'ottica di transizione pulita e partecipata verso nuove forme energetiche. Energetiche e dall'altra parte, cioè possiamo dire dal basso, dai consumatori che sentono di poter esercitare quello che viene definito come democratizzazione energetica. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Abbiamo qui in studio, torna a trovarci Cristiano D'Ortenzio in qualità di presidente della sezione energia di Confindustria Chieti Pescara. Benvenuto, buonasera presidente. Buonasera. E ancora abbiamo Giovanni Provisiero, che è un dottorando in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Teramo. Buonasera, benvenuto. Buonasera. In collegamento abbiamo Nicola Campitelli, che è assessore della Regione Abruzzo all'urbanistica e territorio, demanio marittimo, paesaggi, energia e rifiuti. Buonasera. Salve, buonasera, buonasera a tutti. Ecco, questi sono i nostri ospiti, siamo pronti per entrare nel vivo della trasmissione. La domanda di apertura va ovviamente al presidente D'Ortenzio, per avere un quadro più nitido di che cosa significa il, concetto di comunità energetica. A lei, presidente. Grazie. La comunità energetica è un'aggregazione di prosumer e di produttori. Prosumer sono per produttori e consumatori, quindi possono essere piccoli consumatori o medio-grandi consumatori che cercano di unire i loro impianti o l'impianto della comunità che produce energia con le loro esigenze di autoconsumarla in tempi differenti. Questo perché si cerca di massimizzare l'autoconsumo di un impianto. In particolare anche impianti fotovoltaici che hanno una produzione legata al ciclo solare, per evitare che l'energia venga rimessa totalmente in rete. Quindi appunto serve sia per diffondere in maniera più adeguata queste tecnologie non programmabili, sia per dare opportunità a chi ha un consumo differente o ha pochi spazi nelle loro proprietà per impiantare questo tipo di impianti, di utilizzarli al meglio nell'ambito dell'autoconsumo. Come dicevamo in apertura, è un ottimo strumento di democratizzazione dello sviluppo delle rinnovabili e dal mio punto di vista è anche un ottimo strumento per andare a limitare e a, speriamo, ad annullare l'effetto NIMBY. Come ben sappiamo, nello sviluppo delle rinnovabili uno dei freni sociali che abbiamo avuto è stata la paura sociale che si è sviluppata riguardo impianti di produzione da fonte rinnovabile. Questa paura sicuramente viene mitigata qualora il cittadino, il piccolo consumatore, viene accompagnato a far parte di una comunità dove si vanno a toccare con mano sia i benefici ambientali che i benefici economici di queste tecnologie. Ci sono, so, delle best practice, ci può citare qualcosa in Sì, merito? chiaramente la comunità energetica non ce la inventiamo noi italiani, è uno strumento molto utilizzato in Nord Europa e soprattutto nei paesi anglosassoni, Stati Uniti, Australia e Regno Unito in particolare. Sono strumenti che vengono utilizzati dagli anni 70, chiaramente sono dei ordinamenti legislativi completamente differenti dai nostri, però il concetto che li racchiude è sempre lo stesso, far partecipare il cittadino a investimenti e sviluppo di rinnovabili laddove il cittadino da solo ha difficoltà ad accedervi. Le best practices sono tante, tra l'altro la Comunità Europea sta spingendo molto per l'integrazione energetica ed elettrica dei nostri sistemi. Quindi in questo modo riusciremo a produrre energia banalizzando nel giardino vicino a casa nostra e utilizzandolo a casa nostra. Chiaramente oggi siamo ancora in attesa, e speriamo questa attesa sia la più breve possibile, dello sviluppo normativo compiuto sulle comunità energetiche. Per sviluppo normativo intendo tutta quella fase
adesso attuativa che manca per renderle operative e per rendere dei soggetti che possono anche attrarre e utilizzare degli strumenti di supporto finanziari allo sviluppo di questi impianti. Grazie Presidente, vado dall'assessore in collegamento. Assessore Campitelli, qual è lo stato di questa tematica in Abruzzo? Ci dica qualcosa, ci illustri qual è la panoramica? Innanzitutto noi come Regione Abruzzo ci siamo posti un obiettivo ben preciso, è quella di affrontare questa transizione ecologica che io definisco personalmente più una transizione energetica. Noi la vogliamo interpretare come una vera e propria opportunità per i cittadini abruzzesi, da una parte per tutelare ovviamente il nostro ambiente, quindi le nostre risorse naturali, ma nello stesso tempo anche per ridurre il costo delle bollette delle famiglie e delle imprese abruzzesi. Il principio quale dovrebbe essere, secondo me, è quella di maggiore energia green prodotta e quindi consumata equivale a ridurre la dipendenza dai prezzi del gas. Di conseguenza significa aumentare la competitività delle nostre imprese, delle nostre aziende che mediamente hanno un costo energetico superiore del 15-20% rispetto a imprese che si trovano in altre parti del mondo. Aumentare la competitività di conseguenza significa anche aumentare il livello occupazionale, perché oggi molte volte le nostre imprese, le nostre aziende non assumono non perché non hanno la possibilità o non hanno l'offerta o la domanda, non assumono perché non hanno la possibilità di assumere per gli elevati costi che devono sostenere. Quindi ridurre il costo della bolletta sicuramente significherebbe anche ridurre, aumentare il livello occupazionale. Tenuto conto che noi oggi viviamo un'epoca del Green Deal, della Next Generation, dove in sostanza l'Europa mette a disposizione fondi importanti non solo per affrontare il Covid, ma anche per far sì che gli Stati membri possano raggiungere il prima possibile gli obiettivi nobili sulla neutralità climatica. Noi questi obiettivi li vogliamo ovviamente raggiungere, sapendo che bisogna mettere un attimino da parte la pura ideologia e affrontare questi temi con la massima razionalità. Prima lo diceva il Presidente, condivido, bisogna mettere, soprattutto i cittadini molte volte hanno paura quando non conoscono, quindi bisogna avere il coraggio delle scelte, la politica deve riassumersi il coraggio delle scelte e affrontare a viso aperto determinati temi, anche perché siamo tutti per gli obiettivi da raggiungere rispetto alla neutralità climatica, ma senza frenare la crescita della nostra regione. È un percorso sicuramente non facile, quella della transizione ecologica, della transizione energetica, ed è un percorso, come dice la parola stessa, è un periodo di transizione che tutti quanti insieme dobbiamo raggiungere. Non può essere raggiunto nell'immediato, altrimenti rischiamo di farci male, e soprattutto ricordandoci sempre che la Regione Abruzzo è una regione leader nel rapporto tra ambiente e industrializzazione. Siamo la regione verde d'Europa, ma siamo anche una regione fortemente industrializzata. Quindi è ovvio che il percorso che ci aspetta è un percorso che in qualche modo deve mirare a raggiungere nei prossimi anni un'autosufficienza energetica, e che significa aumentare la nostra capacità rinnovabile. Noi come Regione Abruzzo non siamo messi male, anzi siamo messi molto bene, abbiamo una capacità rinnovabile circa del 27% nella nostra regione. Anche il decreto, diciamo, blocca rinnovabili ha definito comunque l'Abruzzo tra i primi in Italia, perché definisce la quantità di rinnovabili che ogni regione deve produrre. La Regione Abruzzo, per raggiungere quindi nel 2030 80 gigawatt di produzione da fonti rinnovabili, l'Abruzzo ne deve quindi implementare soltanto con 2 gigawatt. Quindi siamo tra le primissime regioni in Italia e questo ci fa onore, ma soprattutto significa che stiamo percorrendo la strada giusta. Queste sono sicuramente notizie lusinghiere. Abbiamo capito che stiamo parlando di un tema in cui le normative sono alla base e quindi non ci si improvvisa
in questo senso e bisogna transitare verso nuove forme di energia seguendo determinati step, e ne parliamo con il prossimo ospite, il dottor Giovanni Provisiero, che prima di intervenire è giusto che vi trasmetta quanto segue. E tra i giovani studiosi del Centro di Ricerca in Transizione Ecologica, Sostenibilità e Sfide Globali dell'Università degli Studi di Teramo, i cui saggi sono raccolti nel volume Il futuro delle comunità energetiche, a cura di Enzo Di Salvatore, edito da Giuffrè. A lei, dottore. Sì, senz'altro. Oggi ci troviamo a parlare di un tema assolutamente innovativo, attuale, e soprattutto rappresenta una sfida per il futuro e soprattutto per la cosiddetta transizione ecologica ed energetica del nostro paese. Le comunità energetiche rinnovabili, possiamo dire che, come tante tematiche all'interno del nostro paese, presentano una normazione sicuramente multilivello. Cosa significa? Significa che ovviamente le normative sul tema partono dal livello europeo per giungere a quello statale, e nel caso dell'energia, ovviamente essendo una competenza concorrente Stato-Regioni, ovviamente anche a livello regionale. Si inizia a parlare di comunità energetiche rinnovabili a partire dal 2018, essenzialmente con la direttiva 2018-2001 dell'Unione Europea, in cui per comunità energetiche rinnovabili il legislatore europeo ha la definizione è sostanzialmente quella di essere un soggetto giuridico a cui partecipano dei membri che possono essere persone fisiche, quindi soggetti privati, cittadini, cosiddetti prosumer, oppure pubbliche amministrazioni e piccole e medie imprese. Che chiaramente qual è lo scopo di queste comunità energetiche rinnovabili? Quello di creare, generare benefici ambientali, sociali, economici nel territorio in cui chiaramente la comunità energetica rinnovabile andrà a sorgere. Questo è un primo punto fondamentale della comunità energetica, che non deve essere quindi vista come un istituto giuridico che dello scopo di lucro, e quindi quello economico il suo primo obiettivo, ma è quello di generare beneficio per il territorio. Inoltre, un aspetto sicuramente critico della normativa europea e di conseguenza anche quella statale, perché il decreto legislativo numero 199 del 2021, con cui l'Italia ha recepito tale direttiva, sostanzialmente ha mutuato interamente gli aspetti definitori delle comunità energetiche rinnovabili, è proprio la forma giuridica che bisogna adottare per la creazione di questi soggetti giuridici. Senz'altro ancora oggi non vi è né una letteratura giuridica sul tema che ci può, diciamo, orientare in maniera certa su quale sia la miglior forma giuridica delle comunità energetiche rinnovabili, e neanche una prassi, considerando che in Italia, sebbene ci siano delle prime esperienze rispetto alle CER, ancora non è così consolidata. Senz'altro alcuni studi e dalle prime esperienze sul territorio pare che forse anche la forma del consorzio pare possa essere una delle forme forse più coerenti e adattabili al modello che ci impone l'Unione Europea di comunità energetiche rinnovabili. La Regione Abruzzo molto positivamente è già intervenuta sul punto con una legge di dettaglio sulla disciplina delle comunità energetiche rinnovabili. Certo è che un altro aspetto, senz'altro un po' che dovremo ancora aspettare per capire effettivamente come coniugare le varie esigenze dei membri che possono formare e far parte di queste comunità energetiche, quindi ripetendo i cittadini, pubblica amministrazione e PMI, è chiaro che ognuno di questi soggetti presenterà alcune facoltà, determinati limiti. Per esempio, una cosa che mi viene in mente è come si concilieranno, ad esempio, i vincoli di bilancio delle pubbliche amministrazioni con chiaramente la governance della comunità energetica rinnovabile. Ma questi, ripeto, sono aspetti che vedremo sicuramente che si risolveranno con il tempo, specialmente anche adesso che siamo in attesa dei decreti ministeriali, che sicuramente ci daranno anche una ulteriore guida nella costituzione delle comunità energetiche.
Perfetto, dottore, mi dà lo spunto per passare la parola al presidente D'Ortenzio, che ascoltava anche con molto interesse, per capire esattamente qual è l'impatto nel nostro territorio di queste tematiche e, se mi consentite, anche come procedere per effettivamente mettere in atto tutto ciò di cui stiamo parlando. Ma chiaramente, sperando in una stabilizzazione normativa che è un po' il tallone d'Achille del nostro settore, perché noi come aziende di energia abbiamo subito appunto una instabilità normativa e di incentivazione sia a livello nazionale che regionale, appunto se riusciamo a stabilizzarlo, chiaramente la sezione rinnovabile dell'energia è pronta, insomma, allo sviluppo delle rinnovabili, siamo sempre stati attori nello sviluppo delle rinnovabili. Uno degli aspetti innovativi appunto di questo strumento è appunto anche il non impatto o il minimizzare l'impatto sul consumo di suolo, quindi nel momento in cui riusciamo a creare delle opportunità di comunità e individuare degli spazi a ciò disponibili si andranno a sviluppare sicuramente molti più impianti laddove prima non erano si individuavano soltanto dei territori, dei terreni o dei campi agricoli. Come Confindustria sicuramente l'associazione da tempo sta studiando anche l'organizzazione di soggetti giuridici che possono affiancare nella gestione le comunità energetiche, sia esse di diretta emanazione confindustriale o spontaneamente autonome, perché uno dei temi principali, non ci dimentichiamo, è anche la gestione delle stesse. La comunità energetica avrà poi una gestione amministrativa appunto dell'energia scambiata, prodotta e scambiata, e di incasso degli incentivi e la ridistribuzione degli incentivi ai soggetti partecipanti. In quest'ambito Confindustria sta studiando da diverso tempo appunto delle soluzioni da devolvere al territorio attraverso soggetti no profit che possano guidare la gestione di queste comunità energetiche. Prima, mentre lei faceva il suo intervento, la regia di Danilo Cinquino ha fatto appunto vedere i pannelli solari, quindi si è parlato anche molto, no, di queste lunghe, di queste vaste distese di pannelli fotovoltaici. Ci vuole parlare? Beh sì, allora senso. Chiaramente le rinnovabili sono state demonizzate per il consumo di suolo, però non ci dimentichiamo che magari avere un pannello piuttosto che una ciminiera localizzata forse è meglio, non abbiamo emissioni sonore, non abbiamo emissioni gassose, non abbiamo parti meccaniche in movimento, chiaramente c'è un impatto ambientale visivo che poi lì se siamo intelligenti riusciamo anche a mitigare, perché in diverse occasioni, non tanto in Abruzzo, però in regioni dove tengono un po' di più all'aspetto esteriore, si è scelto di applicare ai campi fotovoltaici la mitigazione della prospettiva visuale, quindi attraverso la piantumazione di alberi che in punti di prospettiva importanti andassero a mitigare l'impatto visivo, così come la mitigazione delle paleoliche attraverso la colorizzazione delle stesse con i colori del territorio, quindi dallo sviluppo, dalla base allo sviluppo verticale si passava da gradazione di verde fino ad andare all'azzurro. Assolutamente, sentiamo cosa pensa in merito l'assessore Campitelli in collegamento. Andiamo oltre, quindi approfondiamo ulteriormente questo argomento con altri aspetti e altre informazioni in suo possesso, assessore. Ormai voglio dire la strada è ben delineata davanti a noi, sicuramente non possiamo tornare indietro e dobbiamo sicuramente percorrere la strada maestra, che è quella di ridurre le emissioni di CO2 e quindi cercare di potenziare le energie da fonte rinnovabile, ossia quelle che sono poi le energie che noi troviamo in natura in forma gratuita, come il sole, l'acqua e il vento. Queste sono le altre forme di energie, chiaro che compromette e avrà sicuramente un impatto, un impatto dal punto di vista ambientale. Noi come Regione Abruzzo stiamo portando avanti diversi progetti, crediamo nel fotovoltaico ovviamente, crediamo nell'eolico, crediamo nella geotermia, nell'idroelettrico, crediamo altresì nelle bioenergie,
le energie ottenute, diciamo, grazie al concetto dell'economia circolare, quindi il rifiuto che non è più, non deve più rappresentare un problema, uno stillicidio per i cittadini abruzzesi, ma un'opportunità, così come succede in tutte le parti del mondo e anche soprattutto in Europa. Quindi con impianti, diciamo, biodigestori anaerobici, dove dalla frazione organica possiamo ottenere quindi sia compost per l'agricoltura e nello stesso tempo produciamo quindi biogas o bioenergia green. Crediamo nell'idrogeno e in Abruzzo l'abbiamo testimoniato, abbiamo partecipato a un bando ministeriale, ci siamo aggiudicati 25 milioni di euro per far nascere nella nostra regione impianti di produzione di idrogeno verde nelle aree industriali dismesse proprio a sostegno dei nuclei industriali. E ovviamente crediamo nelle comunità energetiche. Noi siamo state una delle primissime regioni in Italia nel 2020, per pieno Covid, a legiferare quindi con la legge 8 del 2020 una legge regionale che vada proprio a favorire la nascita delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo collettivo. Quindi è una vera e propria rivoluzione energetica che parte dal basso, cittadini che si mettono insieme e consumano l'energia green prodotta. Ma soprattutto mi piace sottolineare il ruolo del cittadino che cambia da soggetto passivo, quindi da consumatore, a soggetto attivo, quindi un cittadino più sensibile, più responsabile, capace quindi di modificare anche i propri stili di vita in virtù dei consumi e quindi in virtù di quelli che sono poi ovviamente i risultati finali dei cambiamenti climatici, ma anche dei costi energetici che sicuramente saranno inferiori. Rispetto a questo io mi sento di dire che le comunità energetiche possono rappresentare una vera e propria opportunità per i cittadini abruzzesi, sia per i soggetti pubblici che per i soggetti privati. Noi siamo destinatari di un finanziamento di 94 milioni di euro per implementare da una parte le comunità energetiche, dall'altra parte gruppi di autoconsumo collettivo. Crediamo in questa forma energetica alternativa, anche nella nostra programmazione regionale abbiamo dato una grandissima attenzione rispetto a interventi di efficientamento energetico e anche di produzione di energia da fonti rinnovabili. Complessivamente, se immaginate, soltanto nella programmazione FESR, nell'asse OP2, quindi un'Europa più verde, che sarà destinataria del 40% dei fondi complessivi, ci sono oltre 300 milioni di euro, di cui quasi 100 milioni sono per il tema energetico. Però consentitemi una cosa, e approfitto anche perché c'è un rappresentante dell'Università di Teramo, e con l'Università di Teramo abbiamo portato avanti un progetto molto importante per la nostra regione, che è quella dell'istituzione, il primo corso di laurea unico nel suo genere in Italia in diritto dell'ambiente e dell'energia. Non esiste in Italia un altro corso di laurea, l'abbiamo fortemente voluto noi come governo regionale, abbiamo finanziato quindi questa start-up capace di creare delle figure professionali che sappiano in qualche modo dare risposte alle aziende, alle imprese che comunque all'orizzonte vedono la transizione ecologica. Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto come Regione Abruzzo perché secondo noi non può esserci una transizione ecologica / transizione energetica se non accompagnata anche da una transizione culturale. Decisamente, concordo soprattutto con quest'ultimo aspetto che si scosta dal discorso prettamente tecnico e normativo e va verso considerazioni un po' più ampie, quindi il discorso culturale incide molto in tal senso, ma comunque in senso più allargato e generale con il dottor Provvisiero. Andiamo a vedere quali sono le prospettive delle comunità energetiche nel nostro territorio. A lei, dottore. Sì, io riprendo, diciamo, la trama del discorso dell'assessore Campitelli, che ha citato la legge regionale abruzzese in tema di comunità energetiche rinnovabili, che riteniamo sia un intervento legislativo regionale importante, perché
Come ha già ribadito l'assessore Campitelli, siamo stati una regione da questo punto di vista virtuosa, considerando che siamo state tra le prime regioni ad intervenire sul tema. Ma a mio parere aggiungerei che siamo intervenuti anche in maniera molto importante. Per citare solo alcune delle disposizioni più significative della legge regionale abruzzese, per esempio, il tentativo di omogeneizzare le procedure di partecipazione dei comuni attraverso la redazione di un protocollo d'intesa che sarà valido su tutto il territorio regionale. E questo può sembrare una disposizione di poco conto, ma questo significa non solo dare certezza al diritto, ma significa anche dare seguito alla cosiddetta semplificazione amministrativa, che è un po' l'obiettivo che da sempre in generale l'Italia persegue nelle proprie procedure amministrative. E questa, diciamo, è una sola delle disposizioni, per esempio anche la previsione del bilancio energetico annuale da parte delle comunità energetiche, oppure la previsione per cui le stesse CER in Abruzzo dovranno redigere un programma triennale di interventi, i cui obiettivi saranno poi monitorati costantemente dalla Regione Abruzzo, perché questo chiaramente darà la possibilità alla stessa Regione anche di individuare i soggetti più, come dire, virtuosi, e quindi magari premiarli, prevedere dei sistemi incentivanti precisi, come specifica la stessa regione. Ma questa non è una opinione che ci siamo fatti solo noi studiosi delle comunità energetiche del Centro di Ricerca Transizione Ecologica, Sostenibilità e Sfide Globali dell'Università di Studi di Teramo, diretto dal professor Enzo Di Salvatore, ma anche la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata in maniera positiva rispetto alla legittimità costituzionale della legge regionale abruzzese sulle comunità energetiche, che fu impugnata subito successivamente la sua promulgazione. La Corte Costituzionale ha sostanzialmente respinto tutte le censure di legittimità promosse dallo Stato, tra cui per esempio rispetto a questo protocollo d'intesa che i comuni avrebbero dovuto seguire, oppure su alcuni meccanismi che avevano di dettaglio amministrativo disciplinati dalla Regione Abruzzo, che sono stati fatti salvi dalla stessa Corte Costituzionale e che quindi comprova la bontà della ratio che è stata sottesa ovviamente nella stesura, nella redazione di tale legge da parte del legislatore regionale. Pertanto le prospettive penso siano positive, perché già iniziare, perché comunque dobbiamo essere consapevoli che questo primo intervento legislativo è solo un primo tassello su cui poi si dovrà andare a costruire un impianto normativo statale in primis e successivamente regionale, anche più solido e magari più dettagliato. Però ovviamente in questo momento, come è stato già anticipato, siamo in attesa dei decreti ministeriali finali e non vi è dubbio che se questo è l'indirizzo della Regione Abruzzo, non vi è alcun dubbio che sicuramente ci sarà sicuramente un grande futuro per le CER in Abruzzo. Noi ovviamente ce lo auguriamo, e quindi, visto che siamo quasi giunti al termine della nostra trasmissione, vorrei dare la parola al Presidente D'Ortenzio, così giusto per fare una chiosa, per tirare le somme di questo argomento che, come capite, non si esaurisce con l'analisi in questa nostra sede di puntata, e ci sarà modo anche di approfondirlo successivamente. A lei, Presidente. Grazie. L'auspicio appunto è proprio quello di avere subito una legislazione precisa, allineata e determinata in tempi brevi, che ci permette di attivare subito questo mercato e di renderci subito operativo per lo sviluppo appunto di queste microgenerazioni condivise. Assessore in collegamento, passo la parola a lei. Abbiamo una manciata di secondi. Una sua battuta in conclusione. Sì, noi come Regione Abruzzo e come governo regionale ci crediamo in questo cambiamento, in questa transizione. Stiamo facendo di tutto per voltare pagina rispetto al passato e proiettare la nostra regione verso il futuro, e quindi cercare, ecco, di trovare quel giusto equilibrio tra le esigenze antropiche, quindi lo sviluppo, i posti di lavoro e la tutela del nostro territorio e del nostro ambiente. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, ma sono certo che ce la faremo.
Grazie per il suo intervento, approfitto per salutarla per aver preso parte alla nostra trasmissione. Ringrazio qui in studio il Presidente D'Ortenzio, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi. E il dottor Nicola, il dottor Gianni Provvisiero, grazie. Grazie dottore. A voi. Ringrazio per la parte tecnica la regia di Danilo Cinquino, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata.